azione di Gaio Cataldo che ho condiviso al 70% e il resto adesso dico perché no. Parliamo sempre di rinnovamento della politica e cerchiamo di dire che bisogna cambiare le cose, bisogna farle in un modo diverso, bisogna cercare di innovare, bisogna cercare soprattutto di metterci delle energie. Però ci siamo trovati qua, in questo bellissimo congresso, a svolgere, Gano mi conosce e sa che sono sempre critico, e più volte ne abbiamo discusso anche di questo, ci siamo trovati qui a svolgere un rito, quello del congresso, che si svolge allo stesso modo da più di 100 anni. Relazione introduttiva, saluti degli ospiti, interventi, relazioni delle commissioni, relazione conclusiva, elezioni dei delegati. Sono più di 100 anni che si fa sta cosa sempre allo stesso modo. E noi diciamo che vogliamo cambiare la politica e ci affidiamo a una forma che ha 140 anni di storia e non riusciamo a modificarla. A me sarebbe piaciuto tantissimo se in questo congresso, visto che c'è tantissima bella gente che la politica la vive come passione e che sa che cos'è la politica e che la fa nei territori e quindi sa di che cosa sta parlando, a me sarebbe piaciuto che invece di farlo in questo modo il congresso si fossero fatti dei gruppi di lavoro tematici sull'ambiente, sul lavoro, sui diritti e su quant'altro, e che questi gruppi avessero prodotto dei documenti politici, programmatici, e li avessero affidati alla segreteria con il compito da domani di mettere in pratica questi documenti. Mi sarebbe sembrato un congresso veramente diverso da questo qua e sicuramente molto costruttivo. Anche perché di tutto quello che ci siamo detti in questi giorni, in questi 2 giorni, domani cosa resta? Ci resta la memoria delle parole, ma va bene, e per fare politica, e per agire nei territori, e per lavorare nelle nostre province, cosa facciamo da domani? Non abbiamo una linea programmatica dopo questo congresso. Ci siamo incontrati, è bellissimo, ognuno ha fatto il suo intervento, bellissimi, e poi la politica dove sta? Dicevo che al 70% ero d'accordo con la relazione di Gano, perché si parla sempre di cercare di costruire una sinistra unita. Ebbene, SEL contiene al suo interno 4 componenti. Non capisco perché le altre componenti della sinistra non siano in SEL. Se 4 componenti si sono riunite in Sinistra Ecologia e Libertà, perché gli altri stanno fuori? Gano, te lo dico io perché stanno fuori. Stanno fuori perché sono nostri avversari, perché ci combattono sulle politiche regionali, sull'IVA, su quello che fa Vendola, su quello che fa Sinistra Ecologia e Libertà in Parlamento. Loro non sono nostri alleati perché hanno una visione diversa dalla nostra. Noi ci siamo posti il compito, come tu dicevi, di essere il piede che si inserisce tra la porta e lo stipite. È vero, ma noi oltre a essere il piede, Gano, siamo anche l'ancora. Devi ricordarti che alle scorse elezioni, se noi non ci fossimo alleati con il PD, non lo avremmo ancorato nella coalizione Italia Bene Comune. Il PD avrebbe fatto coalizione con l'UDC e con Monti. Noi invece siamo riusciti ad ancorarli e a farli restare là. E l'elezione di Grasso e della Boldrini è un nostro successo, perché grazie al fatto che noi abbiamo funzionato come ancora e li abbiamo tenuti a sinistra, siamo riusciti ad eleggere 2 personalità di questa caratura. Stessa cosa e stesso compito, Gano, noi lo dobbiamo avere
nei confronti del Partito Socialista Europeo, al quale abbiamo chiesto di aderire. È chiaro che non condividiamo quello che fa il Partito Socialista Europeo in termini di alleanze e in termini di politiche economiche in Europa, ma noi siamo là e siamo nati apposta proprio per andare ad aprire le contraddizioni ed ancorare chi scivola a destra, ancorarli a sinistra. Abbiamo ancorato il PD alle scorse elezioni, poi lasciamo perdere se ci hanno disancorato e loro sono naufragati. Però qualche risultato comunque ce lo conserviamo. Laura Boldrini e Grasso prima di tutto, e le nostre proposte in Parlamento tutte eccezionali che stiamo facendo. Voglio anche ricordare... Oh, già finito. Hai un minuto che stai sprecando con queste pause alla gente. Vorrei anche ricordare che noi abbiamo avuto l'esperienza della Sinistra Unita nella manifestazione del 12, bellissima manifestazione, la via maestra, a cui io non ho partecipato perché mi sembrava anche quello un rito senza nessuna prospettiva programmatica, e infatti si è visto dopo la manifestazione del 12 tutto quanto si è sciolto e tutto quanto è finito. Anche la manifestazione del 19, per tutti i temi che hanno messo in campo, era molto importante, importantissima, però senza nessuna rappresentanza politica. Hanno incontrato Lupi alla fine della manifestazione, ma non c'era nessun partito della sinistra che potesse rappresentarlo. Allora, una cosa che io volevo dire, e lo ripeterò se riuscirò, se mi manderete al congresso nazionale, chiedo a Nichi Vendola di non candidarsi alla segreteria di Sinistra Ecologia Libertà. Perché è chiaro, il nostro progetto iniziale era uno ed era molto semplice, era Vendola Premier. Quel progetto è fallito con le drammatiche primarie che abbiamo fatto nel 2012. Oggi abbiamo bisogno di un nuovo progetto. Propongo di togliere il nome di Vendola dal simbolo e invece di mettere Sinistra di Ecologia e Libertà con Vendola, sostituirlo con Sinistra Ecologia e Libertà con il partito, perché abbiamo bisogno del partito prima di tutto, più che di un leader e più di una persona con cui riconoscerci. Io avrei altre cose da dire, però siccome c'è fretta vorrei concludere solo con, giusto per dare concretezza al nostro congresso e a quello che dicevo prima, lascio tutte le altre cose e mi concentro solo sull'ultimo punto. Vorrei affidare ai nostri parlamentari qui in sala due temi che spero loro possano prendere in braccio e accompagnare verso la loro realizzazione. Uno è quello della decarcerizzazione, perché è impossibile pensare condizioni disumane in cui si prendono degli esseri umani e si rinchiudono in una stanza per 20 anni, e quindi io chiedo loro di impegnarsi in una proposta di legge che preveda che per alcuni reati ci possa essere una detenzione, una pena alternativa, impegnati come lavoratori socialmente utili o come all'interno delle amministrazioni pubbliche. E l'altra proposta che voglio farvi è questa: siccome la sanità in Italia pubblica è equiparata perfettamente a quella privata, ci sono gli stessi finanziamenti, gli stessi ordinamenti, io non capisco perché l'unica differenza che ci deve essere tra sanità pubblica e sanità privata è data dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Non possiamo permettere che i profitti dei privati che lucrano sul bisogno di salute venga fatto a spese di chi lavora nella sanità privata. Ci vuole un contratto unico dei vari comparti. Chiudo qua perché non mi danno più. Grazie. Grazie.